Buongiorno, un plus size haul che non facevo da circa un anno se non di più. E siccome sta arrivando la primavera, anche c'è anche questo sole meraviglioso che mi evidenzia benissimo tutte le rughe. Anche se non sono pronta e necessito immediatamente di un filtro alla Barbara d'Urso. Signori, l'allegria del nero che risalta i colori della mia anima. Mi sto preparando al Gay Pride e ho preso la borsa arcobaleno per far risaltare sempre il nero e i colori della mia anima, come dicevo poco fa. Tornando a noi, allora andiamo in fretta perché questo sole sta arrivando e io mi incenerisco. Devo spostarmi sempre più di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, fino a sparire dall'inquadratura, ma ce la farò. Allora, come prima cosa, ho acquistato su Hemp le cose più belle in assoluto, dico la verità, che è più particolari, più sfiziose. Allora, Hemp a me. Questo sole, ma non c'era prima. Ho preso le cose più particolari comunque su Hemp, sono bellissime. Allora, è praticamente un trench che era doppio petto, io l'ho fatto diventare monopetto perché mi andava bene una L, io porto una 50 di spalle e di braccia da muratore, però la L mi andava bene per quelle non era la sezione plus size, era la sezione normale, la L mi andava bene, però mi era un pochino strettino, ho detto, senti, stiamo comodi, intanto li posso comunque riattaccare i bottoni, quindi mi metterei un rossetto però. Vado a mettermi un rossetto. Ed è comunque molto particolare, a me è piaciuto, io lo cercavo, ce l'avevo nero con i profili beige e lo adoro, è bellissimo, mi piace un sacco. Gli occhiali che vedi, cioè queste meraviglie, che vanno portati con le lenti a contatto nel mio caso perché non vedo una mazza, li ho presi su Zalando e sono della Even and Odd. Even and Odd. Ma sono rigorosamente made in China e si vede anche che sono delle chinoiserie, mica da ridere. Posso mettermele in testa se mando le orecchiette. Vado a mettermi il rossetto e torno subito. NYX Lingerie Mewi Ulala. Nel colore infiammabile, fantastico. Nel colore Seduction, penso che sia uno dei più famosi perché ricorda il famigerato e famoso Lolita della Shura Kat Von D. E quel che rimane del resto del trucco, vabbè, un pochino di fondotinta, il solito 150 della Revlon, mi ne sono sentito solamente nominare. E Kajal Colossal della Maybelline. Quel che ne rimane perché stiamo andando verso le 6 di sera e io l'ho messo alle 6 di stamattina quando mi sono truccata per uscire, per cui mentre come ombretto, non si vede niente, ah sì, così, come ombretto e come blush ho usato questo eyeshadow della Kiko, il 43, color arancio veramente, veramente soft. Poi continuiamo con l'haul perché sennò io come al solito divago e ho fretta. Poi su Hemp ho preso due cose meravigliose. Questa, allora dicevo, l'ho presa su Hemp, ma si trova anche su Wish. Ti lascio comunque il link. Non so se la trovi, non so se sia uguale onestamente, perché non lo so. Però le ho trovate su Wish, costano circa un terzo, no? Fai con le spese di spedizione la metà. Onestamente non so dirti se sia uguale o meno, ma è una cosa meravigliosa, è molto femminile, molto punk, cioè molto punk, insomma. Uno stile un pochino dark, un pochino gotico che a me piace ancora adesso, anche se siamo nel 2018, ma per me gli anni 90 e i primi 2000 non sono ancora passati. Infatti ho ancora 20 anni e si vede dalla pelle che ho. E questo è Scollo a barchetta. Poi, sempre su Amp, ne ho presa un'altra ancora che è questa. Questa anche questa si trova su Wish. Non so se sia uguale, sembrano uguali, quello sì. Ed è stupenda, veramente bella e femminile. Marca Rock Rebel. E mentre quell'altro è la Passe Deluxe, che voglio dire è tutto un programma, con le rose in bianco e nero. Volevo prendermi anche con le rose rosse, appunto, perché lo cercavo su Wish, ma ancora non era disponibile. No, hanno preso un'altra sempre dello stesso modello, Apua. Però nel frattempo mi sono presa quest'altra Apua perché la volevo, mi era venuta la scimmia dei Apua quest'anno.
E questa qua l'ho messa con... l'ho presa perché aveva appunto i dettagli... sono un po' tirati. Perché aveva i dettagli... aveva i dettagli rossi e come nella foto che ho messo su Instagram con il Russian Red, bellissima, bellissima, mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo. Se arriverà, quando arriverà quella di Wish, perché l'ho ordinata un po' di tempo fa, ancora non si vede, avrò comunque una con solamente il seno, solamente sul seno, il pois è una tutta, tutta, tutta a pois. Come la zebra. Suzzolando oltre agli occhiali orecchietta della marca di Anna Field, vabbè, Anna Field la conosciamo, se sei plus size la conoscerai molto bene perché ha uno stile molto femminile, tagli comodi, insomma, ci siamo capiti, i prezzi sono, diciamo che non sono altissimi. E questo invece è una maglietta con lo scollo a barchetta, ovviamente, perché fa rima con maglietta. E se non hai lo scollo a barchetta, non sai nessuno. Con il pizzo, però, questa volta abbiamo il pizzo, siamo pizzate, siamo molto raffinate. E niente, poi ti lascio il link. Adesso io non mi ricordo se è 19-20 euro. Comunque i prezzi più o meno sono questi, solamente una di Amp, un pochino più alta, che però mi piaceva, quella appunto a pois con i dettagli rossi, molto, era molto bella e l'ho voluta prendere. Poi sempre scollo a barchetta su Zalando, sempre la signora Anna Field che dirà grazie Serena Lindgren per avermi rifatto la villa. Questa con la manica corta anziché lunga o a tre quarti, barchetta, solamente un pochino più lavorata qua sul davanti. Alla fine della fiera l'ho quasi finito questo haul. Sembrava epico. E questo invece ti faccio vedere l'ultima che mi piace moltissimo, è molto femminile. E non si vede una mazza, fantastico. Questa è una taglia L, Even and Odd. Il dettaglio, la particolarità è che qua ha il tulle, o lo georgette, non so come si chiami. E poi gli spaghetti davanti, l'incrocio magico davanti. Questo l'anno scorso, io credo ci sia ancora, se c'è ancora... Ti lascio il link, però questo è su Bonprix. Ne ho comprata una verde, c'è incrociata e ha gli spacchi laterali sulle braccia. Io avrei finito il mio haul, però finito l'haul plus size, ti faccio plus size o plus size, che dir si voglia. Allora, oggi mi è arrivata una cosa bellissima. Che ho pagato la bellezza di 3 euro ciascuno e ho preso due CD dei Pearl Jam. Tac, tac. Binaural e cos'è questo? Ten? Even Flow, Alive, quello con Alive, Once, Jeremy, come si chiama questo qua? Ah sì, è Ten, infatti. Direi che è conciato da sbatter via, però sembrerebbe originale del 92, chissà. Vediamo se ho qualche messaggio dell'universo. No, non ce l'ho. Però un post che a giugno, oltre ad andare alla Gay Pride, andrò anche al concerto dei Pearl Jam e anche quello di Marilyn Manson. Volevo andare anche a quello dei Foo Fighters, ma non ci riesco, sono esauriti i biglietti da Firenze, quindi niente Foo Fighters anche quest'anno. E questo qui, Binaural, del 1900, no, del 2000. È del 2000. Pensavo fosse degli anni 90 anche questo. E niente, io ti mando un bacio. Spero che questo haul plus size ti sia piaciuto. Io porto una 48-50 all'incirca. Ti lascio i link di tutte le cose che ho comprato, se ci sono ancora o comunque cose simili. Non ho nessun tipo di affiliazione, nessun tipo di sconto. Semplicemente mi piace mostrare quello che ho comprato. E anche se sei un po' grassa o grassa, puoi essere comunque femminile, puoi trovare comunque cose che ti valorizzano, questo è il mio messaggio. Non sto dicendo come al solito che grasso è bello, ma sto dicendo semplicemente che la femminilità e la bellezza va oltre la taglia. E questo non smetterò mai di ripeterlo, al di là della taglia, troppo alta, troppo bassa, troppo mediana o troppo media, la bellezza, la femminilità e il fascino have no size, come qualcuno dice. Io ti mando un bacio, mi raccomando se ti piace il mio video condividilo, thumbs up. E a presto. Ciao ciao!